Allora, ciao a tutti, continuiamo la nostra storia di Assassin's Creed, la mansione dei faraoni, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Allora, ci fanno andare di là. Di qua. Amon-Ra Orakti, imperscrutabile e dalla forma splendente. Fatti avanti. Mondato. Mondato è il signore di Tebe. Tu, che ti celi nell'ombra, dovrai infuriarmi. Ma sei nella casa dell'occulto. Che cosa cerchi? Bayek, di Siwa. Cerco la fonte della maledizione che affligge Tebe. Non sei né un sacerdote, né una guardia. E l'oasi è lontana da qui. Perché ti preoccupi per noi? Perché non è solo di voi che si tratta. Questa maledizione nasce da una reliquia. E altri hanno sofferto a causa di uomini che ne possedevano una. Tu hai sofferto più di altri. Amon scruta nel tuo cuore. Non si tratta di uomini o reliquie, Bayek. Amon è terribilmente infuriato. I faraoni puniscono atrocemente i ladri che profanano le tombe. Credi sia la volontà del tuo dio? Amon ascolta il pianto dei poveri e degli oppressi. E chi a Tebe avrebbe motivo di chiamarlo? Molte cose ci sono state rubate. Reliquie, vite, innocenza. La maledizione non fa distinzioni fra regnanti e sudditi. Ma magari nelle campagne un altro faraone vaga laggiù, ma la gente è sfuggita alla sua ira. Scoprirò il perché. Parla con loro. Dimmi che non si tratta della furia di Amon. Tu stesso. Questi contadini accoglieranno l'anatema. Signore della verità. Allora, andiamo verso la missione perché dobbiamo fare 520. Ma siamo giunti. Allora, andiamo a vedere un po'. Altri ci dovete dei soldi! Pagate! Ordini di Ticone! Non ci ha oppressi abbastanza? Oppressi? Va bene, Geuti. Non farmi come ci ho insegnato. Se avete questi. A cosa campi? Stai giocando, piccola? Non è un gioco. Questa è una cerimonia per il sole. Per Ra? No, per il vero Dio. Chi te l'ha insegnata? Geuti, lui ci ha protetti. Ci ha salvati dal dannato. Ma poi l'hanno rapito. Hanno rapito Geuti? Chi? I cattivi. Quando sorgi, gli uomini si nascondono e gli dèi fuggono. Quando tramonti, essi muoiono. Non è che i cattivi, ma almeno dimmi chi sono. Lui ha messo il seme nelle donne. Lui è il padrone del grembo. Prenderà chiunque si rifiuti di inchinarsi a lui. Inchinatevi, inchinatevi. Su. Riuniamoci per la cerimonia. Vi condurrò alla salvezza. Seguitemi, seguitemi! Oh, cadiamo ai piedi del re, del signore, del sole nostro Dio. Sette volte e poi ancora sette, sul ventre e sulla schiena. Quanto olio. Più di quanto serva a un villaggio del genere. Dobbiamo venerarlo, onorarlo. Portatemi il vino e la birra! Profanatori! Ecco che cosa siete! Ne c'ero tipi? Ra ti benedica! Due avvoltoi in meno a piagare la terra nera! Avete molti problemi qui.
Ticone è il meno grave. La gente scompare ogni giorno per via della maledizione o di quei banditi. I banditi rapiscono le persone. Perché? Sono dei banditi, no? Avranno qualche sporco fine in mente. Sono solo dei maledetti. Jehuti deve essere il sacerdote rapito. Saprà qualcosa della maledizione. Ok, abbiamo scoperto cosa è successo. Dobbiamo andare là che è un po' lontano. Salveremo il sacerdote. Pagheranno per aver preso uno dei nostri. Ma qua c'è un... Hanno preso il sacerdote. Sì, dei banditi. Sto radunando uomini per assaltare il loro campo. Non starò certo a guardare mentre quei brutti cani prendono la nostra gente. Allora andiamo. Infatti, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Che mi attacca qua? Ok. Devo stare attento. Quindi ci dice di stare attenti. Continua ad attaccare. Perché mi attacca? Ecco, tolto di mezzo. Ma porca! Non ho avuto neanche il tempo di avvicinarmi in questo posto. Scappa questo. La gente reclama la mia protezione. Liberatemi da questa prigione. Non ho nulla per voi. Non è solo me che stai salvando. Chi sei? Forse un araldo di Akhenaton? Andiamo via. I banditi temevano Jehuti. Forse credono che possa evocare la furia del re eretico. Ebbene sì. Già che ci siamo, vengo tutto. Ok.
Poi cambiamo il nostro cavallo. Dai. Dai. Allora, dove dobbiamo scortarlo? Fuori dall'accampamento. Scortati fuori dall'accampamento. L'ho fatto. Hai rischiato la tua vita per me. La maledizione. Devi dirmi quello che sai. Ha ucciso molti. Stavo cercando di purificare il suo santuario, ma i banditi mi hanno preso. Temono che Laton risponda al mio comando. Tu veneri l'eretico. Akhenaton, gli offriamo devozione, canti e rituali, ma lui non viene per noi. Posso mostrartelo, ma i campi e gli animali marciscono devono essere bruciati. Purificherò la fattoria. E in cambio tu mi dirai quello che sai sul faraone. Sì, sì. Dobbiamo riprendere i nostri rituali notturni. Vieni alla fattoria a sud dopo il tramonto, quando la corruzione sarà sparita. Raggiungi la fattoria maledetta. Allora, andiamo verso la fattoria. Ci vediamo poi di là alla fattoria. Dobbiamo bruciare le pire. Quindi abbiamo bisogno di questo. Se non altro, gli animali putrefatti non contamineranno la terra. Oh. No, no, sto bruciando! Allora, poi... Ah, lì ci sono dei banditi. C'è niente? Nulla! Presto ti troverò e per te sarà la fine. Ok. La prossima. Ah, non l'avevo accesa questa, l'ho solo diventare nera, ma non l'avevo acceso. Il sacerdote vuole incontrarsi dopo il tramonto. Si staranno preparando per i rituali notturni. Allora, siamo qui, andiamo a parlare. Cavallo, però. Il livello 49 è l'ombra del faraone. Era un po' troppo forte.
prima cosa da dirci. Ci vediamo qui dopo il tramonto. Allora direi tutto. Vediamo un po'. Possiamo passare un po' il tempo. Meno male che avevamo questa abilità. Allora, siamo riusciti ad andare qui. Ho fatto come mi hai chiesto. Allora non perdiamo tempo per il bene di coloro che vivono in quei luoghi. Ti prego, Bayek, assisti al nostro rituale. Guarda come placchiamo il faraone Akhenaton. Hai protetto me e la mia gente. Vieni, devi partecipare alla cerimonia. Chi è quest'uomo che tutto ci aiuta? È già pronto. Deve essere importante, oggi Uti non l'avrebbe permesso. Vuoi onorarlo raccogliendo la sacra silice? Mettila nelle mani del vero re. Allora capirai la forza dei nostri igni per l'unico dio. Tu sorgi, perfetto, e solo, sull'orizzonte del cielo, o dio creatore di ogni essere. Dio senza eguali. La tua forma è l'Aton vivente, il grande onore alto e splendente, sacro quarzo distante alle statue e vicino. Di Aton. Vediamo un po'. Signore dei due regni, figlio di Ra, abitatore della Maat, la tua forza vive in queste offerte, sparute ma integre. Abitatore della Maat, la tua forza vive in queste offerte, sparute ma integre. Finché esisterà. Luce, oh, luce! L'unico dio ci inonda con i suoi raggi. Tuo figlio, avvolgilo con i tuoi raggi. Vivi in eterno. Ogni cosa esiste per mano tua. Quando sorgi, essi vivono. Quando tramonti, essi muoiono. Ok, è un fatto. Adesso? Ora i tuoi occhi riescono a vedere? Tu credi che il faraone Akhenaton sia il figlio di Aton? Io credo che il suo potere sia terribile. Per la nostra fedeltà abbiamo salva la vita. Puoi dire lo stesso di chi si prostra ad Amon? No, oh, la vostra è un'eresia. Esistono forse testi su Akhenaton? Uno, negli archivi di Tebe. Ma quell'impostore di Ticone permette l'accesso solo ai suoi tagliagole. Scoprirò come entrare. Cerca negli archivi una statua che indichi alcune vecchie pergamene. Una di queste parla dell'Aton e di un tempio perduto nei secoli. Credi che la nostra fede sia un abominio? Che io condanni il mio popolo? Non posso giudicare il tuo cammino, perché il mio è coperto di cadaveri. Spero troverai ciò che cerchi. Trovare il tempio di Akhenaton okay. Farà avvicinare alla reliquia e a chi ce l'ha. Va bene, lo vedremo poi nel prossimo episodio. Ciao a tutti!